E per approfondire questo argomento è nostro ospite Alfonso Pisicchio, ex vice sindaco di Bari. E come abbiamo sentito nel servizio, buon Buon pomeriggio, pomeriggio a voi. candidato anche ad occupare questo ruolo di prestigio nel Consiglio metropolitano. È pronto dunque, il suo nome circola da tempo, ci conferma questa indiscrezione. Ma questa è una scelta che farà il sindaco della città metropolitana. Ovviamente noi siamo lì per dare un servizio a questo nuovo ente, siamo pronti per dare tutto il nostro contributo utile, quindi non farò venir meno il mio contributo comunque. Del resto ci sono i numeri che le danno, come dire, forse è stato il più suffragato nella lista del centro-sinistra. Sì, questo devo ringraziare i colleghi che mi hanno dato una grande mano. Essere il primo della lista mi onora, ma significa assumere anche una maggiore responsabilità e una maggiore consapevolezza del lavoro che bisognerà fare, insomma. Qual è il programma che porterebbe avanti eventualmente anche in questo ruolo prestigioso? Ma noi ci troviamo di fronte a un nuovo ente, siamo in una fase costituente e è necessario innanzitutto partire dalla capacità di individuare uno statuto che sia veramente identità di quello che la città, la sua collettività debba essere rappresentata. Quindi significa lavorare dentro alcuni principi fondamentali di partecipazione e condivisione della struttura metropolitana. Questo è uno degli elementi portanti perché la nuova normativa non ha permesso la partecipazione attiva dei cittadini e lo statuto non può e non deve essere una scelta riservata a pochi, ma deve essere la più possibile partecipata e condivisa. Quindi uno degli impegni che questo nuovo ente deve in questo momento, questo nuovo consiglio deve avere come priorità è quello di partecipare la carta fondamentale di identità di questo nuovo ente, partecipato e condiviso dall'intera comunità metropolitana. I suoi, tra virgolette, avversari nel ruolo di vice sindaco sostengono che per evitare che Bari concentri nelle proprie mani troppo potere, sarebbe opportuno dare questo incarico a rappresentanti di altri comuni. Però lo stesso sindaco De Caro, con la scelta di fare il primo incontro a Poggiorsini, mi sembra vada in una direzione diversa. Ma è bene partire da un quadro un po' più chiaro. La scelta dei collaboratori, perché ovviamente la legge prevede la nomina di un vice sindaco e di delegati consiglieri ad alcune materie, date sempre dal sindaco della città metropolitana. E rimane una esclusiva scelta di natura fiduciaria, non di determinazione politica o di compensazione territoriale. Assolutamente, non sarebbe, cioè partiamo male, perché uno deve partire con la consapevolezza che stiamo realizzando un ente che deve essere rappresentativo di tutta la città metropolitana, di tutta la collettività metropolitana, quindi non può esserci un privilegio o uno schema di bilanciamento territoriale. Lo schema di bilanciamento territoriale si avrà sulla funzione di questa città metropolitana e che non può essere baricentrica, la spiego subito perché. Bari ha una peculiarità come città metropolitana rispetto alle altre città metropolitane italiane, e cioè quella di avere il comune di Bari che ha una popolazione, una densità di popolazione di circa 315-320 mila abitanti, rispetto a una comunità metropolitana di oltre 1.200.000 abitanti. Quindi non è come Milano o come può essere Napoli o altre città metropolitane dove la città capoluogo, quindi la città metropolitana, verificata dalla legge, quella che è la parte quasi totalitaria della città metropolitana, cioè quella che racchiude tutta una serie di criteri che possono essere definiti prioritari nell'ambito della città. Quindi Bari deve per forza essere policentrica e non potrà mai assumere un ruolo di
baricentrismo, ecco, per essere chiari. È di sicuro un contributo importante di chiarezza e chiarisce definitivamente anche a questo punto anche l'ipotesi che il ruolo di vice sindaco possa andare all'opposizione, al centrodestra, alla minoranza, chiamiamolo così, perché se c'è un discorso fiduciario ritengo che sia difficile che il sindaco possa nominare un esponente dello schieramento avversario. Ma solitamente noi stiamo parlando comunque di un'elezione politica amministrativa. Non si è mai visto, seppur nelle costituenti, che si faccia chi vince gestisce. Non ci saranno larghe intese, insomma. Ma non potranno mai esserci, perché è giusto che ci sia un'opposizione che controlli, che suggerisca, che ci si confronti, perché sennò sarebbe veramente difficile poter immaginare una gestione condivisa con chi negli enti dove sono titolari di cariche, perché noi dobbiamo ricordare, certo, ai nostri ascoltatori che si diventa consigliere metropolitano se si è consigliere comunale o sindaco di un ente partecipante alla città metropolitana. Quindi come fa un'espressione di centrodestra dentro un comune che fa o maggioranza o opposizione e poi stare insieme al centrodestra? Non sarebbe spiegabile. Quindi sarebbe da approfondire questo discorso, perché anche all'interno della vostra lista c'erano esponenti alla posizione o in maggioranza all'interno magari dello stesso consiglio comunale. Il caso di Bitonto è eclatante. E questo abbiamo delle opposizioni all'interno del centro-sinistra che sono opposizioni variegate, quindi voglio dire, la cosa è diversa, però siamo dentro una logica di un campo. Va bene, grazie mille ad Alfonso Pisicchio per essere stato con noi, andiamo avanti con il telegiornale.